Salve. Sì, lo so, sono stato parecchio assente sul canale. Diciamo che da quando sono tornato da Milazzo, che ho avuto tantissime cose da fare, il caldo mi blocca un pochettino. In estate non sono mai tanto operativo sul canale. È un video solamente fatto così, molto velocemente, solamente per dirvi cosa ho fatto in questo periodo. Sono stato a Sant'Alessio a mare. Ho anche fatto svariate cose per quanto riguarda il canale, però l'ho fatte di notte, appunto perché è l'unico momento in cui posso lavorare in santa pace senza il caldo che mi uccide. E poi le novità più assolute, diciamo che forse è quella più bella in assoluto, è questa qui, ovvero quello che vedete alle mie spalle. Mi collegavo a internet col computer fisso tramite un'antenna wifi, che però nell'ultimo periodo mi dava un sacco di problemi. Non so se fosse il cavetto, qualche saldatura saltata, comunque saltava molto spesso la connessione. Anziché andare a spendere altri 15-20 euro per un'antenna wifi che comunque non mi fa sfruttare tutta la fibra, ho deciso di comprare tipo 50-60 metri di filo e cablare tutta casa mia per portare internet fino a qua. Quello che vedete alle mie spalle è un modem della TIM che mi serve solamente come router. Non solo mi amplifica il segnale nella stanza, fa anche da ponte per collegare il computer alla rete col modem principale. Quindi da che prima navigavo a 3 megabyte al secondo, adesso siamo a 70-80 megabyte, che su una fibra di 100 mega è davvero un ottimo risultato. Farò un video più nello specifico per farvi vedere magari i materiali che ho utilizzato e come ho fatto il collegamento con i due modem della TIM affinché si potessero collegare come se fosse una rete sola. Un'altra cosa che non è proprio successa in questo periodo è che ho preso la patente. Partiranno i video all'esterno perché basta stare chiusi in stanza, soprattutto anche perché c'è caldo, perché nel vecchio studio, ovvero quello nella mansarda, c'era molto caldo. Io credevo fosse perché era piccolo, invece anche in questo c'è molto caldo. Ma la cosa più importante, ragazzi, è che sto bene. Sto molto bene, tantissimo caldo, e vi posso assicurare che già da settembre ritornerò con i video. Ho in programma tantissimi Fightatech, ho realizzato insieme a mio padre sotto un laboratorio, diciamo, dove poter lavorare con legno e tutti gli altri materiali. Tantissimi progetti anche per la stanza, perché ho pensato di cambiare alcune cose, però poi magari vi farò vedere. È difficilissimo registrare in estate. Comunque adesso vi faccio vedere completamente a caso che cosa ho fatto in questi giorni. Tra mare, montagna, treni... Vabbè, guardate il video, va? California morning bleeds. Other faces ask me to believe. Love is kindness, love is free. But you'll never force that game on me. Un'altra novità è che sinceramente mi sono un pochettino stancato, diciamo, di recitare una parte, ovvero quella di Dr. Tech, nei miei video, e quindi ho deciso di essere nei prossimi video me stesso, perché mi sa che i video vengono anche meglio. L'avevo fatto quando ho fatto il pack, il video è piaciuto, tutti quanti mi hanno fatto i complimenti, non tutti, la maggior parte mi hanno fatto i complimenti per come era montato il video, per come era spiritoso e tutto. Sinceramente la cosa che più mi ha fatto pensare a questa cosa, ovvero di cambiare modo di fare i video, è stato appunto il fatto che abbia visto tantissimi video di Yakitale, e quindi mi sono detto: perché devo essere antipatico ma con una buona qualità, quando invece posso essere simpatico con una qualità discreta? Quindi ho deciso di essere simpatico con una qualità magari discreta, poi magari più avanti la qualità si innalzerà, però per adesso diciamo che è bene, va tutto benissimo. E poi basta, tra una goccia di sudore e l'altro vi ricordo di iscrivervi al mio canale, lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, un non mi piace se il video non vi è piaciuto. Fatemi sapere sotto nei commenti che cosa ne pensate, se magari volete sapere come ho fatto a collegare i due modem insieme. Niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video e ciao. Ehi, hey, già te ne vai? Perché non dai un'occhiata a questi due video? E se ti va, iscriviti, no? The teenage lover living inside me.